Ebbene, quando sentite la mia voce significa veramente che è un'altra settimana volge al termine. Eh già. Esattamente, una settimana che è stata condizionata da questa variabilità e segnata anche dall'instabilità che ha contraddistinto appunto molte zone dell'Emilia e anche parte di quelle della Romagna. Ma diciamo che comunque con l'arrivo di questo weekend, ecco che si affaccerà il primo vero assaggio estivo, proprio quello che caratterizzerà questa seconda decade di giugno. In realtà comunque sia, non bisognerà poi attendere l'inizio della prossima settimana per vedere questo consolidamento dell'alta pressione, poiché già a partire dal, appunto, da questo fine settimana saremo raggiunti dall'espansione dell'anticiclone atlantico. Questa alta pressione, che proprio abbracciando gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, riporterà la tanta agognata estate a ripadronirsi anche dell'Emilia Romagna, così aprirà appunto una fase più stabile e quasi certamente anche più calda. Andiamo a vedere proprio cosa si attenderà nel fine settimana, partendo dalla giornata odierna, quella di venerdì. Vediamo giornata solizzata, ma in realtà saranno condizioni disturbati da una nuvolosità variabile, per lo più contraddistinta da queste estese velature. Infatti lo vediamo già in questa mattinata, e queste velature che poi lasceranno spazio anche a qualche sviluppo cumuliforme con addensamenti più significativi nel corso della giornata. Questo non toccherà Riminese, ma bensì, l'abbiamo appena accennato, l'Emilia e parte della Romagna occidentale. E anche quest'ultimi saranno così associati a isolati rovesci e temporali più probabili appunto sui rilievi centro-occidentali, ma anche a carattere sparso e occasionale sulle aree pianeggianti. Quindi non si escludono ancora nella giornata odierna, quella di venerdì, la sottolineiamo, ancora dei locali fenomeni di forte intensità. Ma comunque, ecco, vediamo un sabato che si affaccia già in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e sottili, e anche ancora non mancherà un aumento di questa nuvolosità di tipo cumuliforme nelle ore centrali della giornata a ridosso dei rilievi. Ecco, questa nuvolosità cumuliforme sarà sempre accompagnata da questi deboli rovesci o comunque temporali sparsi, ma però diciamo che già dalla giornata di sabato questa instabilità lascerà spazio a delle giornate sempre più solizzate. Infatti la domenica questi cieli sono previsti sereni o per lo più poco nuvolosi per il transito ancora di queste modestissime velature, che potranno essere un pochettino più accentuate nella prima parte della mattinata sui settori centro-orientali, ma comunque la giornata si risolverà ben presto con ampi spazi di sereno. Qualche nuvolamento, ecco, più consistente potrà presentarsi nel pomeriggio sulle aree appenniniche romagnole, dove anche in questo caso ancora ci potranno essere qualche isolato o breve fenomeno. Vediamo comunque queste temperature che saranno in aumento, ecco, questo qui è il fattore più di rilievo, con minime comprese tra i 18 e i 21 gradi, e queste massime che risulteranno a fine periodo diffusamente fino a 32-33 gradi nelle pianure, con locali punte superiore anche nei capoluoghi interni, e valori di qualche grado inferiore lungo la costa. Questi valori inferiori lungo la costa, ecco, vengono rappresentati da questa ventilazione debole, variabile, a regime di brezza, che soprattutto nelle ore della mattinata soffierà un pochettino più vivace lungo gli arenili. Qualche rinforzo non mancherà in occasione dei temporali. Il mare così risulterà da poco mosso o quasi calmo. Questa è la situazione, siamo qua. E temperature? L'abbiamo detto, in crescita, per capire anche la prossima settimana se sarà questo l'andamento. Che cosa accadrà nella prossima settimana? Ti dicevamo appunto questa promontorio atlantico, questo anticiclone atlantico che affaccerà poi accompagnare questo promontorio nordafricano, non si tratterà proprio di un'ondata di calore vera e propria. Appunto questo cambiamento sarà caratterizzato da questo promontorio nordafricano che sarà spinto a risalire proprio sul bacino del Mediterraneo da una depressione iberica che si affaccerà proprio a partire da domenica, ma comunque sia questa sembra sfilare poi nel corso della nuova settimana. Andrà appunto a ribustire questo campo di alta pressione, quello stesso campo di alta pressione che a singhiozzi era già presente sul nostro territorio, non andrà a ribustire, a consolidare, quindi
porterà queste temperature, come ce lo ricorda Andrea Polazzi, in particolar modo sulle aree di pianura padana, poi soprattutto quelle interne, con questi termometri che andranno ben presto a raggiungere in maniera diffusa i 32-33 gradi. Aspetta. Anche qualche punta anche più alta. Caldino, caldino, quindi possiamo dire, Roberto, che arriva l'estate in tutta la sua magnificenza. Sì, diciamo che manterrà questi valori da fine estate, proprio dall'inizio della nuova settimana. Adesso non possiamo spingerci più là di mercoledì, infatti il caldo, diciamo che questo caldo in un contesto, sarà un contesto termico generale, in alcune occasioni potrà risultare anche afoso in alcune zone, ma per lo più, ecco, tendo a sottolinearlo, per la mancanza di questo adattamento bioclimatico che non ci ha accompagnato all'avanzare della stagione estiva, quindi sentiremo proprio questo sbalzo improvviso. Ma benché comunque tuttavia, ecco, diciamo che la ventilazione a regime di prezza, specie lungo le coste, manterrà comunque questo aumento delle temperature più gradevole e sopportabile. Quindi insomma caldo ma non troppo, cioè non troppo quel caldo già africano che ci stanca. Che dire, Roberto, arriviamo a mercoledì, poi vedremo insieme in settimana che cosa succederà nel prossimo fine settimana, però le scuole sono chiuse, i turisti cominciano ad arrivare, i riminesi che non sono impegnati nel turismo magari si possono finalmente godere qualche giornata al mare, e noi, Roberto, ti ringraziamo perché nonostante il super lavoro di queste settimane, prevalentemente insomma anche sul lato della professione da bagnino, sei sempre solerte a darci tutte le informazioni del caso. Grazie, buon lavoro, buona giornata e insomma tienici sempre aggiornati su quello che accade. Non ci sarà nient'altro da segnalare. Di scombussolamento, diciamo, fino a mercoledì con questa fase più stabile e soleggiata. Ottimo. Diciamo che per questo è tutto, possiamo salutarci sempre qui in collegamento dall'osservatorio meteorologico del Bagno 99 di Rimini. Vi auguro un buon fine settimana a tutti.